numero 9. Eccolo qui, vai, altri. Bravissimo. Questo? No, 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 quello lì è l'11, lo apriamo dopo domani, vai. Cosa ci ha disegnato? Che cos'è? Che cosa? Ma che dinosauro? È uno scoiattolo. Bah, vabbè. Vai, ah, tu ti tu, lo aiuti tu. Vai, apri. Mo' arrivata mia, non so se qua. Vedi, vedi come fa. C'è tutto là sfondato, tutti aperti sono. Prendilo. Miam, 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 miam. Stamattina ho avuto un po' di cose da fare e poi perché quando io vloggo non ho molto tempo da passare con i bambini, oggi volevo stare un po' con loro, avevo un po' giocato, hanno voluto che li leggessi qualche libro che hanno qui a casa, insomma abbiamo ballato e abbiamo ascoltato la musica, insomma me ne sono goduti un po', mentre la telecamera si caricasse un po'. Adesso mi sto preparando, in realtà devo preparare anche Matteo. Ciao amore. Non esce qua. Che cosa? Non lo far cadere. Va bene, in realtà devo preparare anche Matteo perché si è appena svegliato. Ma sono le 4:20. Lei esce alle 5, quindi abbiamo ancora un'oretta, quindi mi sto preparando, poi mi andrò a rimettere l'unghia, quella che si è rotta, e poi andremo a farci un giro. Dovremmo veramente seriamente iniziare a fare il regalo di Natale, ma io non ho proprio idea, vero amore? A che tale? La lampada. Lampada è cucina. La lampada della cucina, amore, ma che dici? Sì, cacciare. Ma ce l'abbiamo già la lampada della cucina, amore, ce l'abbiamo il lampadario, È lampada a fiore. No, dobbiamo cambiare quella del soggiorno, quella lì che abbiamo in soggiorno, quella coi fiori. Sì. Neanche la mamma piace più. Piace sì, più. È vero, volevo cambiare il lampadario, ma questo già da un po'. Nel soggiorno perché è difficilissimo da pulire e poi mi ha stufato. Vabbè, andate di là. Dai, Matteo, vai di là. È finito. Ora quando vengo ti do la merenda. E niente, quindi faremo questo, poi non lo so dove andremo. Ribadisco, i regali di Natale sono ancora in altissimo mare. Perché comunque il budget è quello che è. Anche perché dovendolo fare comunque a diverse persone. Noi abbiamo diversi amici che hanno i bambini, sono 5 bambini, poi i nostri figli comunque. Fallo uno per uno e poi la spesa aumenta. Matteo, vai di là per favore, adesso io arrivo. E niente, quindi la spesa è, diciamo, possiamo spendere i miliardi per ognuno. Poi ovviamente non è un giorno che ci facciamo i regali, sono 6 anni che ci facciamo regali sempre alle stesse persone, quindi dopo un po' diventa anche
problematico, insomma, fare un regalo magari che non hai già fatto. Giusto mio cognato, che lui va, con lui andiamo sempre sul sicuro, tanto non guarda i miei video, quindi lo posso dire cosa gli facciamo. Un libro, lui è amante dei libri, quindi lui ogni Natale gli facciamo un libro. Con tanto di dedica e tutto quanto. Questo ovviamente, ribadisco, come al solito non vuole essere un video che mi preparo con voi, perché non ne sono proprio in grado, perché non fa parte proprio di me. Sono capace giusto a mettermi un po' di burro cacao io. Scusate che decido quale colore che mettermi. Ah, questa è la mia solita Naked 2, sapete che io ho soltanto quella dell'anno scorso. Ma si è spenta la televisione! Arrivo. Un attimo. Vai. Forse l'aspetta un fratello. Dicevo, uso solo questa perché mi piacciono molto i colori. Ogni giorno io vado, però mi devo mettere il coso, il primer, perché sennò questi cacchi di ombretti svolazzano via come nulla. E niente, oggi non vi ho fatto vedere neppure quello che ho fatto da mangiare, perché mi sono completamente dimenticata, completamente dimenticata, ma mi farò perdonare, tanto è una cosa che avete già visto. Ho fatto la pasta con i funghi e stavolta non c'avevo lo speck e ci ho messo la pancetta. Stasera non lo so cosa mangeremo, non mi ricordo nel menù che cosa ho messo, quindi non me lo ricordo. Che pizza, oggi è venerdì, forse il pesce c'era. Vabbè, il pesce è andato nel freezer, poco male. Oh, mi metterò questo bronzo. Questa parte è quella che mi rilassa di più. Questo pennello è così morto. Ora faccio una riga sottile di eyeliner, quindi non mi vedrete più. Niente, totalmente scarico, lo devo ricomprare. Fatto praticamente una riga impercettibile. Questo qua è quello di Essence, Easy to Use Eyeliner Pen. Mi ci trovo benissimo con questo qui, a parte che sono imbranata cronica, però con questo qua mi ci sono trovata molto bene. E adesso mi metto il mio amato mascara. Che succede? Che è cacaco? Dami, che è successo? Che non capisco quello che dice tuo fratello. Almeno guarda che se vengo di là e scopro che avete fatto qualcosa mi arrabbio di più, quindi dimmelo. Ecco qua che cosa? Questo che cosa? Che cosa? Ti togli il ciuccio che non ti capisco? Ora te lo butto, eh. Mamma. Hai fatto un regalo. Che regalo mi hai fatto? È l'albero. L'albero? Che cosa avete toccato dall'albero? No, niente. Fammi vedere. Uscite da sto bagno, per favore. Dai, fammi vedere cosa hai fatto nell'albero. Quanto pazienza che non ho. Quanto mi piace questo mascara. Tanti uomini. Ah,
tanti auguri, tanti auguri a noi. Sembra? Che ve ne sembra? Cioè, tra l'altro sono riccissimi. O ho trovato un parrucchiere che è riuscito a farmi un taglio per capelli ricci, oppure mi sono tornati i miei ricci, perché giuro che è una vita che non ce li avevo così i capelli. Non ho fatto niente di che. Mi sembrano un po' Gullit. Oddio, però sono identica a mio papà. A me piacciono tantissimo. Un casco di banane. In testa, però mi piacciono un sacco. Guardate questo ricciolo, belli, mi piacciono. Il giorno, lo so, sono consapevole, ma mi sono dedicata alla mia famiglia. Fondamentalmente siamo usciti, mi sono andata a rimettere l'unghia, però lei era troppo di corsa e quindi l'ho messa, ho fatta fare soltanto blu. Poi siamo andati a fare un giro da Vinci, abbiamo cominciato a prendere i primi regali di Natale. Poi ho fatto una cosa che ve la voglio far vedere, adesso la devo sistemare. Ho comprato praticamente questo coso lungo così e ci ho messo tutte le palline. Ho poi comprato le luci e adesso devo vedere come metterle, perché lei mi dice che come le voglio mettere io non si possono mettere. Adesso devo vedere. E niente, quindi adesso vi faccio un attimo vedere se c'è il mio diventare matta. E niente, poi ci rivediamo dopo per la buonanotte, insomma. Comunque è tardi perché sono le 21:39. Non vi ho fatto vedere neanche quello che abbiamo mangiato oggi. Mi volete bene lo stesso. Allora, anche stasera siamo arrivati al momento struccaggio. Un attimo che mi leggo questi bellissimi capelli, oggi sono riccissimi, cioè una cosa impressionante. No, vabbè, adesso li ho legati per, insomma, per stare un po' più comoda, però avevo tutti questi boccoli, vabbè, che tanto ve l'ho fatti vedere. Quindi io, il parrucchiere è stato veramente bravo a fare un taglio che non spegnesse il riccio, come l'ha ravvivato, perché può succedere che se non sanno tagliare bene i capelli ricci, i ricci si perdono, ma è una cosa che mi ha spiegato proprio anche dei parrucchieri in cui sono andata. Oppure il riccio finalmente mi è ricomparso, può anche essere. Allora, ho finito il mio detergente buonissimo, quello lì all'olio di argan, e adesso ho comprato questo qua, detergente bifase ultra rapido viso e occhi speciale trucco waterproof di Venus. Questo qui, questo va agitato. Poi me lo metto su questi soliti miei dischetti. Vediamo subito com'è, lo testiamo. Oh, ne ho messo già troppo. Vabbè. Fuori fa freddissimo. Io ovviamente sono sempre super contenta. Però è una cosa impressionante, perché oscilla sempre la temperatura, non è mai stabile, no? Cioè, a Milano a quest'ora, da mo che faceva così freddo,
Mentre qui oscilla sempre tra i 14, 15, 16 gradi, poi risale a 19, che ti fa ammazzare. Ti fa venire quelle broncopolmonite incredibili. Poi invece ti riabbassa. Stamattina mi ha detto Lele che quando è uscito da casa c'era meno uno. È tanto, meno Tanto. Ah, un trucco, mi ha tolto tutto negli occhi. Sta Venus ultimamente mi sta piacevolmente sorprendendo, eh? Perché anche l'altro mi era piaciuto, vi ricordate? Vabbè, comunque, latte e camomilla ai bimbi dati. Adesso io e mio marito ci stavamo guardando Sotto una buona stella, il film con Verdone e la Cortellesi, mi piace un sacco. Io non sono una fan sfegatata a prescindere di Verdone. Tipo mio marito, no? Tipo tutti i romani che no, Verdone tutta la vita, bravissima. No, ci sono dei film che mi sono piaciuti, dei film che non mi sono piaciuti. Tipo tra i film che non mi sono assolutamente piaciuti c'è cioè Io, loro e Lara. Un film mi sono addormentata, sono andata a vederlo al cinema, mi sono addirittura addormentata proprio perché non è un film nelle mie corde, non mi piace. Mentre quello di stasera mi è piaciuto proprio un sacco. Sarà già la terza, quarta volta che lo rivediamo. Quindi abbiamo messo a letto i bambini, gli ho detto che mi sarei venuto a struccare e poi finiamo di vedercelo un attimino. È un po' oleoso, questo sì. Questo detergente però mi fa, insomma, si sa. Allora, un attimo mi lavo la faccia e poi riprendo. Finalmente è quasi finito questo proprio. Ieri sera poi mi sono fatta una delle ultime tre, mi pare, ne sa sì, me ne sono avanzate due. Ancora. Maschere di Tony Moly. E ringrazio Dio che siano finite perché non mi sono piaciute per niente. Tutti danno lo stesso effetto praticamente. Cioè, secondo me è proprio il fatto di metterti qualcosa sul viso che fa. Perché io ho visto sempre la pelle, sì, più pulita, però soltanto quello, sì, più lì, cioè ogni maschera del gruppo io l'ho comprata su Amazon, erano 11, pagate in offertona, intorno ai 12-13 euro, non mi ricordo, e cioè quella per illuminare il viso, quella per i pori dilatati, che ne so, quella per il viso affaticato, cioè secondo me tutte fanno la stessa cosa. Cioè, praticamente quasi nulla. Io ho parlato, parlato, parlato tipo per un'ora e non mi ero accorta che la telecamera si era spenta. Vabbè. E niente, mi sono finita di struccare e adesso mi lavo i denti e mi metto a guardare il film con mio marito. Fatemi sapere se la decorazione che ho fatto vi è piaciuta, quella con tutte le luci, praticamente con tutto il pino decorato. Mi è piaciuto un sacco, tantissimo. Certo, lì magari stona un po', in realtà volevo metterla proprio sulla finestra, però lo spazio era veramente minimo, non ci sarebbe mai stata e quindi l'ho dovuta mettere lì. A lei non piace, io sono abbastanza soddisfatta, vi dico la verità. E niente, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo domani con il prossimo vlogmas. Buonanotte.